Finalmente via libera. Senza perdere tempo, mi organizzo per stare in acqua all'alba. Che pace, ragazzi. Qualche sargo gira, ma non sono qui per loro. Non perdo tempo e cambio spot. Eccoli finalmente. Ma si mantengono a distanza. Salgo silenziosamente e ci riprovo. Mi arriva un dentice dalla destra. Mi provo a catturarlo con un tiro frontale. Bel colpo. Queste sfumature, come le adoro. Cambio nuovamente spot. Eccone un altro. Dopo questa cattura sono già pagato della levataccia. Qualcuno la chiama così. Anche se a me non pesa affatto alzarmi presto, soprattutto se devo andare a mare. Mi sposto di nuovo.
E anche qui li trovo. Sono molto nervosi e titubanti. Sono rilassato e concentrato. Eccolo che si avvicina. No, si è strappato. Ma com'è possibile? In effetti, preso basso purtroppo. Non demordo, cambio zona e ci riprovo. Sono molto tentato di premere il grilletto, ma non lo faccio. Provo un altro tuffo nella stessa zona. Ed ecco che mi arriva un altro dentice. Se avessi sparato il sarago, non l'avrei mai visto. Caspita, altri tre, tra cui uno grosso. Ma non si avvicinano. Mi sposto di qualche metro e provo ancora. Mi punta uno, è distante, ci provo lo stesso, ma il tiro non arriva. Ormai il sole è alto e non ha più senso continuare in medio fondale. Ci provo più profondo. Sono sui 17-18 metri, ma l'acqua è torbida ed è congelata. Non ci sono le condizioni giuste per continuare a pescare all'aspetto. Così non mi resta che abbandonare il fucile lungo e prendere il mio fidato Sterminator 55.
e parto con una bella carica di adrenalina in tana. Vamos! La triglia non può mai mancare. Pian piano si alza il grecale e l'acqua inizia a intorbidirsi. Ma non di certo questo può fermarmi. Purtroppo anche le cose belle hanno una fine. Pescata terminata con una super giornata piena di avvistamenti, di catture e anche di sfortune. Il bello di vivere il mare è anche questo. Grazie a tutti per la visione e continuate a supportare il canale. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella in modo da non perdere nessun video. Ciao e alla prossima avventura!